Sono stati presentati giovedì mattina con una conferenza stampa i dati delle attività svolte dalla Polizia Provinciale nell'anno solare 2019. Allora, sicuramente risultati estremamente significativi e di tutto rispetto, numeri importanti sia sotto il profilo degli accertamenti amministrativi sia sotto il profilo degli accertamenti penali. Oltre a tutta un'attività, diciamo così, collaterale di controllo sui laghi, sulle piste di sci, nelle zone rurali e montane, con un contingente poco inferiore a 70 unità che si è dimezzato negli ultimi 10 anni. Importante, importantissimo, perché per la prima volta dopo, a distanza di anni, si procede ad assumere nuovo personale. Si parla di poche unità, ma è un segnale positivo che fa bene sperare, che è un auspicio per il futuro, per poter riprendere, se non i numeri proprio del passato, però poter quantomeno ovviare ai pensionamenti che sono numerosi durante l'anno, e per poter mantenere quindi il livello di qualità del servizio che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Numeri importanti che rendono la Polizia Provinciale di Brescia tra le più efficienti d'Italia. Allora, innanzitutto il lavoro svolto da tutto il nucleo è stato un lavoro eccellente. I risultati sono quelli che ho mostrato, sono di altissimo livello, anche numericamente. Ovviamente questo ha richiesto molta dedizione da parte di tutti. È stato un lavoro incessante che ha portato frutti, come ho mostrato nelle slide. Abbiamo proceduto a diversi sequestri di varie aziende e ne abbiamo controllate centinaia anche in campo amministrativo. Sono state elevate anche decine di sanzioni a livello amministrativo e altre indagini sono ancora in corso per definire diversi fascicoli. Ha riguardato l'abbandono di rifiuti. Uno degli ultimi procedimenti di cui ci siamo occupati è stato quello dell'abbandono di sostanze pericolose, cioè parliamo di amianto. Ovviamente su questo c'è bisogno che anche la collettività dia una mano, perché gli abbandoni di cui noi siamo venuti a conoscenza sono oltre il centinaio. Molti sono stati risolti anche grazie alla collaborazione dei comuni che sono stati chiamati in causa, mentre altri più importanti sono stati gestiti dal personale di polizia. Ovviamente questa resta una piaga, perché comunque su molti territori scopriamo che i rifiuti vengono abbandonati e talvolta dietro ci sono anche organizzazioni che appositamente prendono in fitto dei capannoni per poi abbandonare dentro cospicue quantità di rifiuti, maggiormente quelli plastici. L'impegno per la tutela ambientale non smetterà e sarà invece implementato con il primo concorso pubblico dopo 15 anni per l'inserimento di 3 nuove figure. Ma direi un giudizio estremamente positivo che abbiamo voluto rendere pubblico e rendere di pubblica conoscenza, proprio perché dimostra che nonostante difficoltà di risorse, di personale, c'è un gruppo notevole di persone tra guardie, tra polizia provinciale, guardie ecologiche, guardie volontarie provinciali, c'è oltre 150 uomini che sono organizzati e impegnati sul territorio nella salvaguardia, nella tutela ambientale, nella lotta al bracconaggio, e questo credo possa essere anche un po' di conforto rispetto alla grande richiesta di attenzione ai temi ambientali e del territorio. Rafforzandovi, organizzando l'invito di tutto il Consiglio Provinciale, di tutte le appartenenze politiche, quello di andare avanti e di assumere un ruolo sempre col coordinamento dell'altra autorità, a partire dal prefetto, ma un ruolo sempre più incisivo per quanto riguarda il territorio bresciano.